una fiamma al giorno, energie del 6 di luglio. Scegliete la vostra variante, ametista, cristallo di rocca, celestite. Chiediamo ai nostri angeli che intervengano in questa stesa per darci le energie del 7 di luglio. Allora, vediamo un po' ametista. Qua c'è l'intervento divino in una situazione che vi preme moltissimo, a cui appunto state dando tanta energia da tanto tempo. Vediamo un po' di che cosa si tratta. È una situazione relazionale, potrebbe essere il vostro fidanzato, la vostra fidanzata, il vostro marito, la vostra moglie, una situazione appunto relazionale, appunto di amore, una situazione d'amore che avrà un aiuto un po' insperato, che magari c'è un qualcosa che arriva a essere, diciamo, armonizzato dopo delle ferite, dopo una situazione appunto di ferita. Quindi c'è un po' il senso di una situazione dolorosa che ha un po' magari rotto gli equilibri, e adesso grazie a questo intervento divino ci sarà un pochino questa armonizzazione di questa situazione, una situazione che appunto trova il suo equilibrio concreto e quindi potrà appunto appacificarsi un pochino, trovare la sua dimensione. Qua c'è anche proprio un po' il senso di essere, trovare il suo scopo, quindi anche andare a essere fertile. Cosa vuol dire? Non dico solo, magari anche a livello fisico, ma anche proprio a livello simbolico, quindi trovare di nuovo il suo centro ed essere di nuovo soddisfacente. Allora, cristallo di rocca. Ecco, qua c'è il senso di dover andare a prendere una decisione, un'azione forte, una consapevolezza molto profonda di quello che si deve andare a fare per risolvere una situazione. Quindi ci sarà la richiesta proprio di un'azione precisa, un'azione forte, una decisione importante. Vediamo un po'. Sì, guarda qua, c'è proprio il senso di andare a definire attraverso una decisione e un'azione una situazione che sta richiedendo la vostra attenzione. È una situazione importante proprio perché richiede tanta concentrazione, tanta azione, tanta decisione. E allora potrete andare a risolverla in maniera proprio pacifica e ritrovare il vostro equilibrio, la vostra dimensione proprio di pace e tranquillità, grazie però a una decisione. Quindi siete chiamati a prendere una decisione, un'azione importante, e allora risolverete questa situazione non solo in armonia, ma potrete appunto raggiungere anche livelli alti di soddisfazione. E infine, celestite. Ok, celestite oggi sarà chiamato a creare, diciamo, equilibrio, quindi ci sarà una situazione in cui deve fare molta attenzione nel vedere le cose che appunto richiedono appunto la sua attenzione. Bisogna andare a creare una sorta di diciamo imparzialità, appunto questo equilibrio, quindi bisogna essere molto presenti, molto attenti a quello che sta accadendo. Vediamo un po'. Ah, ok, quindi c'è una situazione in cui bisogna valutare, diciamo, una manifestazione d'amore, una richiesta, una proposta d'amore. Quindi ci sarà la proposta di un incontro, una proposta di fidanzamento, oppure un'uscita che siete invitati ad uscire. Valutatela molto bene, perché appunto ci sono tante cose che bisogna andare a considerare. Non prendete decisioni affrettate. Ok, qua mi sta dicendo che ci sono delle ferite che vanno un po', diciamo, viste. Quindi guardate un po' se o rifiutate, e questo rifiuto deriva da una ferita passata, quindi va vista, va un po' in un certo senso individuata questo blocco, oppure accettate, ma magari non siete convinti, proprio perché c'è un qualche cosa che vi spinge a non guardare così bene la situazione. Quindi è un po' come dire: guardatevi bene dentro, se ci sono delle ferite che stanno condizionando questa situazione in cui c'è una proposta che arriva, proposta concreta che arriva per quanto riguarda appunto una relazione, una persona che si propone e vi chiede di uscire. E allora, se valutate tutto bene, riuscirete a creare armonia in questa situazione, quindi riuscirete a comprendere se vale la pena appunto accettare la proposta, oppure comunque entrerete nell'anima, capirete profondamente che cosa volete, che cosa no, quindi se è una persona da accettare o comunque una situazione che magari non corrisponde alla vostra energia. Però cosa ci dice questo? È necessario creare un equilibrio dettato dall'anima, quindi non dalla mente, quindi dalle ferite, ma da quello che sentite veramente. Se sentite che c'è qualche cosa che non va, ascoltatevi. Se invece siete titubanti, ma sentite che invece è una cosa che desiderereste, appunto vuol dire che dentro è un qualcosa che vi piace, che corrisponde alla vostra energia, e allora con molta accuratezza prendete la vostra decisione.